persona, però magari la ricorda come, come dire, come un'esperienza autobiografica e non come una riflessione teorica come quella che insieme qui cerchiamo di fare oggi. E cioè, quando la televisione è nata? Quando la televisione è nata, intanto si pose un problema che oggi ci fa sorridere: dove va messa dentro la casa? Perché non era il centro della vita, era un accessorio che nasceva. Alcuni dissero, beh, insomma, è una radio che si guarda, cioè c'era già la radio a supplire a una serie di cose. Quindi non rispondeva ad una necessità, ad un desiderio, ad un bisogno preciso, ma nasceva come un surplus. Allora la prima cosa che ci si domandò è dove la mettiamo in casa. E le riviste americane si interrogavano, diciamo, come andiamo a metterla questo apparecchio? E la prima risposta, ed è molto significativo, quasi ci dà l'idea della circolarità delle cose, la prima risposta fu: mettiamola dentro il fornello, perché almeno tra le piastre del fornello le signore, mentre cucinano, vedono anche questa cosa in più, cucinano le destrave. E ci furono degli apparecchi che avevano queste piastre e in mezzo c'era una televisione. Se noi pensiamo al successo dei programmi di cucina oggi, ci accorgiamo che c'è stato un rovesciamento di campo, no? E che adesso è la cucina che viene contenuta dentro la televisione, ma che i percorsi del mondo sono percorsi circolari. Poi nacque lo stupore, ma nacque dopo, cioè qualche istante dopo, qualche secondo dopo, qualche anno dopo, nacque lo stupore della televisione, cioè lo stupore del guardarlo, cioè gli occhi guardavano in un modo che era la prima volta, e la gente fa ridere, ma è un po' come è successo con il cinema. Vi ricordate la famosa immagine del treno che arriva dei fratelli Lumière e la gente che scappa sotto il sedile, cioè sotto il poltrone del treno di cinema, perché aveva paura che la locomotiva gli andasse addosso? Ecco, così avveniva con la televisione ai primi tempi. Noi sorridiamo, ma è così. La gente si metteva dietro il televisore e diceva: ma usciranno qui prima o poi questi che ci stanno dentro? Perché faccio riferimento a questo? Perché mentre nelle società cosiddette più evolute, no, sono passati 60 anni non solo di televisione ma di programmi, e lo stupore lo cerchiamo in altro, come vedremo, c'è un mondo che ancora la sta scoprendo e che ha quegli occhi lì. E questo è un tema che, per esempio, quando ci si pone il problema di fede e televisione, di come evangelizzare anche attraverso i media, non ci si può dimenticare che c'è un abisso culturale tra chi guarda la televisione con lo stupore che noi abbiamo perduto e chi la guarda con l'indifferenza, come se fosse un elemento pervasivo che attacca la nostra vita e che in qualche modo vorremmo togliere di mezzo, ma ha cambiato talmente la società che non possiamo più fare. Perché se una cosa è avvenuta, e che questo credo che lo potremmo verificare almeno di noi, io dico senza polemica perché amo profondamente quello che faccio e amo la televisione, anche se mi piace rifletterci, però poi la faccio volentieri da quando sono piccolo, e ho iniziato con una piccola TV a Novara pagata da 20 persone del mondo cattolico che insieme ai giornali diocesani si convinsero di 18 anni a dare un milione a testa per fare la televisione. Quindi lo dico con la stessa passione di allora. E allora già la chiamai il centro sperimentale della comunicazione, con una buona sorta di edizione, ma anche con l'idea sempre che fosse bello fare e riflettere come un centauro, no? Che cammina con la testa in alto e il piede in basso dentro questa realtà. Dicevo, è successa una cosa che profondamente ha cambiato il mondo, e cioè che la televisione, che non sapevamo dove mettere, è diventata il mondo stesso, cioè è uscita dai confini. Oggi è difficile fare programmi, non so se lo confermerà il nostro collega, è difficile fare programmi perché è tutto televisivo, cioè il mondo si è trasformato in un'enorme, immensa televisione. Se voi guardate la pubblicità della nuova Golf, dice l'infotainment all'estremo livello, cioè una macchina è infotainment. Cioè, cosa significa? Che è la società che si è, come dire, allora oggi non è più un problema di dove mettere l'apparecchio televisivo, tutta più è di confrontarsi col fatto che la televisione ha pervaso il mondo, l'ha assorbito e ritrasmesso. Quante volte abbiamo sentito dire da un cameriere, quando andiamo a prendere una bibita anni fa, quando c'era di moda un programma come Chi vuole essere milionario, e una persona era indecisa a sentire dire al cameriere: l'accendiamo?
che è una tipica frase che veniva da un quiz. Quante volte nella vita ci siamo trovati a usare frasi tipo quello della diretta e altre cose? È vero, la vita è diretta, la vita non si cancella. C'era un racconto sudamericano molto bello che diceva che un giorno un Dio inventò il mondo, ma si dimenticò, nel fare la matita si dimenticò di mettere la gomma dall'altra parte. Cioè la vita è tutta diretta, possiamo poi tornarci indietro, rifletterci, però l'azione compiuta è irreversibile. E la televisione invece ci ha convinti che non è detto che sia così. Tante volte guardiamo le repliche pensando che possano cambiare, le repliche non possono cambiare, sono sempre uguali. Però in estate, mi ricordo un anno, Gerry Scotti con i piedi dentro un secchio dell'acqua che si faceva refrigerare a ghiaccio, faceva rivedere dei pezzi di quiz e diceva forse ve lo ricordate, ma magari non va così, e faceva rivedere un quiz, come fa a non andare così un quiz registrato? Però poi in realtà queste cose ci entrano dentro e poi finiamo a crederci. Allora, tornando a noi, se vi capita di andare in paesi stranieri, cosiddetto terzo mondo, vi accorgerete che quello stupore che noi fa sorridere oggi, in loro c'è ancora. Per alcune persone di isole come Zanzibar, per fare un esempio, che sono mica di turisti, eccetera, che vanno a vedere il tramonto dei famosi caffè delle capitali, nelle foreste interne la gente fa chilometri e chilometri per andare a vedere l'unico apparecchio bianco e nero che c'è, che trasmette, perché non c'è la luce. E quindi quell'unico baretto, quel chioschetto che ha la luce può far vedere la televisione. Andare a vedere la televisione lì non è come vedere la televisione da noi ogni giorno. Quindi anche quello che si trasmette, anche i messaggi che passano, devono tenere conto di questa profondissima diversità culturale. Quindi di cosa parliamo? Di quale televisione parliamo quando parliamo delle immagini della fede? Parliamo della televisione che si rivolge a chi ha già visto tutto? Della televisione che si rivolge a chi non ha visto ancora quasi niente, di chi è pronto a stupirsi o di chi come noi ha bisogno degli occhiali 3D per avere ancora voglia di guardare la televisione? Perché guardate che sta succedendo, non a caso è riuscito il Mago di Oz da Disney, ha rifatto il film sul Mago di Oz. Il Mago di Oz dava gli occhialini verdi alla gente perché vedessero il mondo in un certo modo, se non lo vedevano verde gli dava gli occhialini, ce le sedeva. E' quello che cercano di fare i pubblicitari, i più evoluti oggi. Non ci vendono più un singolo prodotto, ma ci vendono modelli di vita, no? Modelli comportamentali, grandi sceneggiature nelle quali potremmo riconoscerci. Anche la sceneggiatura del Ribellione è una sceneggiatura. Qualche anno fa ero a Parigi con mio figlio a Natale e c'era una grande rivolta di giovani in Francia in quel momento. E un gruppo di giovani che si facevano chiamare Les Enfants de Don Quixote avevano invaso il canale San Martin, venendo dalle pubbliche in avanti, e avevano rifiutato di parlare con Ségolène Royal, che era andata a parlargli, che pure era di sinistra, eccetera. Dicevano che erano contro tutto, non si capiva che cosa volesse. Il fenomeno invase i giornali, ne parlarono un po' tutti. Poi io un giorno ero lì e mio figlio aveva 13-14 anni, l'ho convinto che lì c'era un negozio che lo interessava perché ero curiosito da questo fenomeno, sono andato e la cosa che mi ha colpito era la gamma cromatica delle tende, erano messe in un ordine scenografico e c'era qualcosa che non mi tornava e tutti avevano questo simboletto di Don Chisciotte e poi Sancho Panza stilizzato. Questa cosa mi rimase in mente siccome ho studiato semiologia alla fine, anche se magari in maniera meno, come dire, meno osservante di altri, continuo a rimanere un semiologo, magari un po' più bizzarro di tanti, però quello che studi ti rimane, continuavo a ripensare a questi segni. Dopo un po' nacquero altri fenomeni, e in questi fenomeni di ribellione degli altri paesi la costante era sempre la stessa, un grande accampamento di tende. Cioè quello era il primo segnale della ribellione. Sapete chi l'aveva organizzato? Una società spagnola che fabbrica tende da campeggio e maglioni, che si chiama Quechua, che si ispira a una tribù andina ribelle, eccetera. Quindi tutta questa ribellione era un grande processo di marketing.
è curioso, lo dico senza, come dire, senza critica, ma in senso critico nel senso più proprio del termine, cioè dobbiamo sapere che tutto è convogliato dentro una sceneggiatura, ossia anche quello delle migliori, anche quello deve essere contro. Queste tende si sono imposte, hanno avuto una pubblicità che nessuna pubblicità diretta avrebbe mai potuto fargli, perché avevano le prime pagine in tutto il mondo. Era subliminale, se volete, ma era molto efficace. Il problema è che dietro c'era qualcosa che non è mai stato rivelato fino in fondo, se non nel mio piccolo, ho provato a dirlo e scriverlo da qualche parte. Allora, tornando a noi, quando per esempio Sky ci propone il doppio limite lì, ci vorrebbe proporre uno stupore che non abbiamo più. Sappiamo benissimo che vedere la televisione in 3D è un'operazione complicata e non aggiunge neanche. Però il tentativo è quello di restituirci non degli occhiali, ma degli occhi, cioè di farci tornare il desiderio di guardare con una curiosità diversa, con una passione diversa, con una ingenuità diversa, con una purezza dello sguardo diversa. C'è un bellissimo pezzo di un film di Werner Herzog, del primo Werner Herzog, che è stato secondo me un grandissimo regista, e c'è un pezzo in cui si racconta del primo esploratore che vide le cascate del Niagara, no? Non del Niagara, scusate, le cascate di Torri, e gli chiesero: portaci delle prove. E lui rispose: la prova nei miei occhi. C'è stato un tempo in cui la prova di quello che si vedeva, pensate Marco Polo, la prova di quello che si vedeva era negli occhi di chi aveva visto. Solo molto tempo dopo avremmo avuto le prove di quello che ci veniva raccontato. Oggi è diverso, oggi si va alle cascate Vittorie a vedere se sono uguali alle fotografie che abbiamo visto, o ai documentari che abbiamo visto, o ai turisti per caso, piuttosto che a National Geographic. E allora bisogna aggiungere un surplus, bisogna metterci qualcosa in più, bisogna che tremi la riva dalla quale si guarda il naufragio, come si dice, come scrive Blumenberg. Cioè oggi abbiamo bisogno di qualcosa in più, allora non basta arrivare alle cascate di Torri del Niagara, ma bisogna andarci sotto, bisogna sfiorare il pericolo, bisogna provare, perché guardarle è già successo, le abbiamo già viste, non c'è più nella nostra cima. Nell'altra, nelle civiltà di quello che noi continuiamo a chiamare il terzo mondo, il mondo che si sta evolvendo, quello che probabilmente contiene i germi di un futuro, nell'altro invece tutto nuovo. Questa grande dicotomia crea un problema molto forte, perché da una parte c'è un mondo formatizzato, no? C'è un mondo che si assomiglia a tutto. Non avete mai riflettuto sui centri storici italiani, quanto sono diventati uno uguale all'altro? E non basta, si costruiscono gli altri tutti uguali agli altri. C'era una volta un paesino, io sono varese di origine, anche se vivo molti anni a Roma, c'era una volta un paesino fuori Novara che era considerato la fine del mondo, cioè l'ex, a 10 km dalla città, però era proprio lì. Adesso c'è un grande auto, c'è una meta, cioè i giapponesi arrivano a Milano e subito prendono il pullman per andare lì. Perché? Perché c'è un outlet, che vicino ci siano dei centri storici bellissimi. Non interessa, la gente vuole andare lì all'auto e gli auto sono tutti uguali, sono costruiti come un format. Allora vedete che la televisione, che vive di format, in realtà ha permeato la società e noi viviamo di format. Se noi passeggiamo per le strade di Siena, a parte per essere il campo, ma la serie dei negozi si ripete identica alla serie dei negozi di Pavia, di Genova, di qualunque altra città, in base a tutta una serie di elementi economici. Ci sono dei negozi di un certo tipo, degli altri, che si ripetono all'infinito. Quando studiavo all'università geografia umana si diceva che esiste una soglia e una portata, cioè esistono dei criteri secondo i quali alcuni negozi possono esporre in un certo posto, altri in un altro, in base a quanta gente possono convogliare, al prezzo delle cose che vendono, eccetera. Oggi queste differenze si sono annullate perché i centri storici sono tutti identici. Noi viviamo dentro un format. Allora io ho pensato molto parte della mia vita a studiare i format. I format cosa sono? Sono quei programmi che si ripetono all'infinito e che vanno in onda in tutti i paesi del mondo con pochissime differenze. Perché possono andare in onda con pochissime differenze in tutte le parti del mondo?
perché profondamente fanno leva su dei sentimenti universali. Se voi andate in un aeroporto e vedete delle persone che aspettano delle altre persone o che li salutano all'inizio, all'imbarco, cioè all'altezza dei cancelli dell'imbarco, probabilmente un'emozione la provate, anche se non sapete chi sono quelle persone, quali legami li separano, per quanto tempo non si vedranno più, eccetera, no? Questo è un universale. Quello che si prova di fronte a un arrivederci o un addio è un universale. I forum lavorano sull'universale. Lavorano sull'universale perché il compito della televisione, e qui magari ci incrociamo un po' con le lezioni del precedente che ho visto che era sulla carta stampata, il compito della televisione è abbastanza complesso, nonostante la televisione sia leggera e debba esserlo per forza. La televisione, preciso subito, la televisione è imperfetta per natura. Non può essere, poi è ontologicamente imperfetta. E solo se ne prende atto può funzionare. Non esiste un programma perfetto se non intendiamo la perfezione rispetto alla televisione. La perfezione di un testo poetico, la perfezione di un testo cinematografico, di uno spettacolo teatrale, di un romanzo, la televisione non la può avere, perché la televisione non ha in partenza e per questioni strutturali l'attenzione che hanno tutti gli altri mezzi di cui abbiamo parlato finora. Cioè, se io immagino un programma televisivo costruito in chiave poetica, quindi con una serie di rimandi, di autoriflessioni, di citazioni, eccetera, non tengo conto del fatto che la fruizione della televisione è completamente diversa da quella di tutti gli altri mezzi. È pressoché impossibile che qualcuno guardi un programma nella sua interezza, mentre è altamente probabile che qualcuno guardi un film al cinema nella sua interezza. È altamente probabile che uno legga un articolo nella sua interezza. È altamente probabile, o comunque nulla osta che questo avvenga, che uno legga un libro fino alla fine. Non lo legge se non gli piace, ma in partenza ha deciso di leggerlo e quindi cerca di dedicargli il tempo che vuole, nel tempo che decide però. La televisione non ha questa mobilità. La televisione è digitale, va in onda una certa ora, parla in programma e finisce una certa ora. Se io arrivo 5 minuti dopo e mi sono perso la chiave per interpretare quel programma non lo capisco più. Quindi io non posso fare un programma come farei qualunque altro testo. Ho bisogno di una disomogeneità del testo, no? Che invece è il contrario di quello. E quindi devo costruire un testo che sia completamente aperto. E questa apertura è la radice della sua imperfezione genetica originale. Questo non vuol dire che la televisione non si ponga un problema fondamentale. Allora, i format rispondono a tre grandi verbi. Catturare l'attenzione. Il mago di Oz, sapete cosa faceva di mestiere? Il mago di Oz di mestiere faceva il pallonaro, cioè stava in cima a un pallone, no? Volava sopra il Luna Park, e siccome allora nel Luna Park si pagava il biglietto della singola attrazione, non come oggi che si entra e si paga una volta per tutte l'ingresso a Disney piuttosto che a Magic Rainbow, ognuno cercava di attirare le persone dentro il suo padiglione, dentro la sua attrazione. E Bartolozzi faceva questo, cercava di attirare. Esistono, parliamo dell'Italia, anche se vedo che ci sono molti stranieri, però il fenomeno della digitalizzazione sta espandendosi nel mondo. Esistono in Italia almeno 350 canali. Di fronte a una scelta tra 350 canali, cosa fa la gente? Si rifugia in quelli che conosce. La troppa scelta non aiuta la scelta, la troppa scelta va a discapito della scelta e delle capacità di scegliere. C'è un supermercato, cioè una catena giapponese di supermercati, che ha valutato che le troppe referenze, cioè le troppe marche intorno allo stesso prodotto, distraggono e fanno comprare di meno. Cioè, se io vedo 100 acque minerali, mi confondo, non ne compro più. Hanno fatto dei test psicologici, hanno fatto due vetrine. Si vende il 20-25% in meno se c'è troppa roba esposta, no? Allora, se voi guardate le grandi marche, le grandi brief nel centro di Roma, espongono un articolo per vetrina.
Cioè, mentre i negozi che puntano su un mercato molto largo affollano di cose, perché qualcuno entra e qualcosa prende, ma dove invece si cerca di vendere in un certo modo, c'è solo una... Io anni fa cerco di tenere sempre un rapporto dialettico con voi per non fare una cosa troppo pesante. Anni fa andai a New York per lavoro, c'era una marca di scarpe che avevo comprato a Novara che mi piacevano molto, andai al negozio monomarca di New York di quella vita. Entrai e non c'era una scarpa. Disse, quale vuole? Dico, non so, ho venuto per vedere, pensavo che ne fossero di più nella sede di New York che nel negozio di Novara. E invece questo signore, tutto distinto, che era molto più elegante di me, che stava al banco, stava, mi disse, lei mi dice il modello, io glielo faccio salire. C'era un ascensore trasparente che faceva salire le scarpe che sceglievi, ma se non sapevo quale scarpe aveva, e quindi sono uscito. Cioè, in realtà questa messa in scena è voluta, è una messa in scena che ti imbarazza, che ti mette quasi in soggezione rispetto alla marca. Questa società è quella che noi viviamo, no? Allora, vi dicevo, la prima cosa che deve fare un programma televisivo è catturare le persone all'interno di una scena infinita. E la cattura avviene anche attraverso una serie di simboli, di segni che escono dalla televisione stessa, che entrano nel sociale, che penetrano nel sociale, di cui per esempio il fatto che i successi sono esponenziali. Il Festival di Sanremo, Fazio, Celebra, cioè, alcuni Benigni allora, perché Benigni oggi viene replicato fa 5%, in un certo momento c'è un tam-tam per il quale le persone ritengono che non possano non vedere quello che tutti gli altri vedono, e questo è un condizionamento, se ci pensate. Questo condizionamento però è un elemento di cattura iniziale. Poi però bisogna trattenere le persone, perché se io faccio un discorso di incassi cinematografici, sono quanti biglietti sono stati venduti. Se poi la gente quel film non l'ha apprezzato, è uscita, non lo vengo a sapere, conta l'incasso. In televisione non c'è un incasso iniziale, c'è una somma di minuti passati davanti a quel programma che si definisce permanenza. Per cui alla fine vedo quanto di quel programma le persone hanno visto. Il successo finale di un programma è dato dal numero di persone che l'hanno scelto, ma soprattutto di quanto tempo gli sono rimasti fedeli. Mi spiego. Quindi non basta catturare, ma bisogna intrattenere. Pensate alla parola intrattenimento. Trattenere dentro. Tenere delle persone dentro quella bolla di sapone, dentro quel miraggio che è un programma televisivo, è una cosa impalpabile. Cioè, non ha la materialità di un libro, non ha la corporalità tridimensionale di uno spettacolo teatrale. Un programma televisivo è che vola, non resta. Il terzo elemento è soddisfare. Raramente un programma televisivo va in onda una volta, molto spesso è un estremo. Se non ha soddisfatto, la volta dopo non funzionerà più. Vedete che i libri escono spesso in trilogia oggi, no? Come se ci fosse un appuntamento indotto. Ecco, se un programma va bene una volta per caso, ma la seconda no, allora i format cosa garantiscono? Garantiscono tutto questo, garantiscono di essere la cattura, perché si dice questo programma arriva in Italia The Voice, in tutto il mondo ha avuto successo, allora non c'è, se ha avuto successo in tutto il mondo, forse è interessante, no? Poi continuamente mette alla prova, giudica, elimina, riprende, eccetera, e quindi con un meccanismo di sorprese continue intrattiene e si soddisfa perché a un certo punto viene apprezzato per la sua qualità. Queste sono le tre grandi caratteristiche dei format che rispondono a dei bisogni molto precisi della nostra vita. Tra tutti ve ne dirò uno solo perché abbiamo pochi minuti. Nella vita noi viviamo di una dicotomia molto forte tra il bisogno di prevedibilità e il bisogno di essere sorpresi e la voglia di essere sorpresi. La logica mentonaldiana della vita, no? Da una parte noi sappiamo che c'è una, come dire, una sicurezza, una certezza, che quella certezza ci è data da un certo menù.
I farmaci garantiscono questo menù, ci garantiscono che c'è un percorso che si ripete. Pensate alla fair play che vengono da anni, no? Però in quel menù c'è una potenzialità infinita di sorprese, perché ogni volta quel meccanismo che si ripete dà luogo a delle reazioni diverse. Io ho portato in Italia Strano Amore, che si chiamava Olio di Slav, era stata un'onda soltanto in Olanda quando lo vidi, e non aveva la struttura che abbiamo messo in Italia. Ho messo la porta. La porta è stato l'elemento fondativo di Strano Amore in Italia, perché la gente in Italia non si accontentava soltanto dell'emozione dell'incontrarsi o meno, ma voleva un'attesa in più. Allora, durante le prove chiesi alla regista di inquadrare questa porta vuota e lei mi disse: ma da Scaletta c'è scritto che non viene la persona. Io ho detto: proprio per quello devi inquadrare la porta, perché facciamo finta che venga. La sorpresa è costruita così, da un'attesa che poi o si conferma oppure viene, come dire, stravolta da quello che succede. E titubante la regista lo fece, e poi la porta diventò un elemento simbolo di quel programma. Poi molti altri programmi l'hanno mutuato. Visto che avete parlato di giornali l'altra volta, vediamo le differenze velocissime, le differenze che ci sono tra un programma televisivo, tra le immagini e il mondo delle immagini e il mondo dello scritto. Il ritmo televisivo è uno, giusto o sbagliato che sia, o meglio, sono tanti ritmi, ma quello che ha quel programma lo impone e lo fa, no? E lo spettatore non può decidere il ritmo di quello che sta guardando. Il ritmo che sta guardando è stato deciso da chi l'ha organizzato quel testo. Anche i libri hanno un loro ritmo. Molto spesso gli scrittori dicono: sentivo quella musica mentre scrivevo. Però quanto leggerne, per quanti minuti, con quale velocità, lo decide il lettore. Questo non succede in un programma televisivo. Il programma televisivo è rigido, procede e cammina verso la sua fine. La correggibilità. Un testo scritto può essere ripensato, anche proprio segnato, no? Cioè, fisicamente, quanti di noi scrivono vicino, prendono appunti, vanno a cercare una frase che si ricordavano, la dicono a qualcuno che hanno vicino. Il testo televisivo, anche in questo senso, è rigido, procede senza la nostra, come dire, possibilità di correzione. I richiami. Sapete che oggi si usa in televisione tentare di mettere una serie di asterischi, di approfondimenti, molti li guardano i programmi, soprattutto sui canali digitali, cercando approfondimenti. Questa è una novità della televisione che prima non c'era, mentre nel libro è tipico, cioè quando in un libro leggiamo, oggi prima abbiamo sentito il rettore, no? Che ha fatto subito riferimento al libro che ha citato ieri Papa Angelus, e che anche noi ieri ci trovavamo, andiamo a cercarlo subito. Ma quando leggiamo un libro ce ne vengono subito in mente altre. Andiamo a vedere le note più di pagina, ti segniamo cos'altro comprare, eccetera. Cioè, un libro è un pretesto per esplorare altri mondi, per esplorare altri libri, per fare una serie di richiami enciclopedici che si rifanno alla nostra personale cultura, oltre che alla nostra personale sensibilità. Oggi, ripeto, i programmi televisivi tentano di aggiungere altri concetti, però fondamentalmente procedono diretti, perché non ti danno il tempo. Perché se io leggo una frase e voglio ripensarla, me la appunto, quel tempo lì la televisione non me lo dà, la televisione procede, va, e quindi mi perdo il pezzo. La convivialità, cioè un libro lo si scambia, la televisione la si può vedere insieme ad altri, però sono pochi i programmi che si vedono veramente insieme ad altri, gli eventi sportivi, gli eventi, cioè in generale. Molte volte quando guardo un programma sento se è un programma singolare o plurale, dove intendo per singolare o plurale, che in alcuni casi sento che quel programma è nato per essere visto insieme ad altri, e altre volte sento che è fatto invece per rispondere a una solitudine, e quindi comunque continua a rimanere una solitudine, cioè è una fruizione solitaria. Anche il libro è solitario perché è un'esperienza personale, però spesso di un libro mi segue una frase, la vado a dire, eccetera, quindi nasce un'altra cosa, la citabilità.
È più difficile che uccidi un programma televisivo, a meno che ci sia qualcosa di molto particolare o che sia riferito alla qualità. Certo, le immagini Twin Towers, che non è televisione, è la televisione che ha ripreso un fatto del mondo, chiunque le abbia viste le ha raccontate da altri, no? Ma di un programma si racconta molto di meno di quanto si legge di un libro quando è piaciuto, di un film, eccetera. E la multisensorialità è anche un altro elemento forte, cioè un libro lo si legge o uno spettacolo teatrale lo si guarda, eccetera, dentro una situazione in cui molti sensi agiscono. La televisione è fondamentalmente visiva. E in una casa è sulla visione che si lavora, con l'alta definizione, il 3D, cioè sul miglioramento della parte visiva. C'è però un cambiamento che è in atto da qualche tempo e che in qualche modo ci porta alla parte finale del nostro discorso, che va sulle mani della fede, ed è il tentativo di profondità, che la televisione sta cercando di portare. C'è stata una grande dicotomia nel passato, Sant'Agostino ci ha scritto anche delle cose molto belle sul potere della vista e il potere dell'orecchio, no? Cosa più potente, quali difetti hanno tutti e due, quali ci ingannano di più. Oggi, secondo me, guardandola attentamente, la televisione sta cercando di superare questa dicotomia vedere-ascoltare, e sta lavorando su quel fenomeno che io chiamo la vista in profondità, cioè sta cercando di portare lo sguardo dalla superficie all'interiorità. In parte è dannoso perché sta violando uno spazio molto, come dire, molto intimo delle persone, in parte aiuta, se fatto in un certo modo, a scoprire la profondità che c'è in ognuno di noi che guardiamo, cioè nell'altro che incontriamo. Quindi non c'è mai un giusto o uno sbagliato, c'è un modo di usare delle possibilità che va in una direzione o che va in un'altra. Cioè, nella misura in cui noi ci accorgiamo che chiunque ha una storia, che chiunque ha dentro un paesaggio, che qualunque persona che noi incontriamo, anche la più umile, ha da dirci qualcosa, possiamo cercare di usare quelle tecniche che la televisione oggi porta avanti per scoprire questo. Ma possiamo anche usare questo per andare oltre il confine, non solo del privato, ma dell'intimo di ognuno. Pensate, e qui ci entriamo nella parte, come dire, forse più interessante rispetto alla sede in cui siamo e all'occasione che abbiamo, che è quello di riflettere sul fatto che la televisione laica e la televisione di intrattenimento in realtà hanno attinto a piene mani dal mondo della fede e soprattutto dai rituali del mondo cattolico. Cioè, è paradossale che la televisione sia stata in qualche modo così attenta a espropriare la Chiesa da tutta una serie di elementi che già ha, e quindi il mondo della fede non deve far altro per divulgarla, per portarla avanti, per raggiungere nuove persone, che fare quello che già ha fatto la televisione, invece, diciamo, laica, o comunque il business commerciale della televisione. Faccio un esempio banale. Sapete come si chiama quando si vende un format, no? Si vende un'esperienza acquisita, si vendono delle regole, si vendono, come dire, il riassunto di tutte quelle domande che ci si è fatti e tutte quelle risposte che ci si è dati nel mediano. Sapete come si chiama questo volumetto che viene dato insieme al programma e che si vende insieme al programma? Si chiama Bibbia. Allora, non è un caso, perché tutto quello che è la quintessenza di quello che si deve sapere. Non ci sono altre domande che quelle a cui ho già risposto. Io a un certo punto dovevo chiamare il manuale che ha citato Massimiliano prima, che è un libro riassuntivo, un libro che non si legge, è un libro di 800 pagine,
è un libro che si consulta, diciamo, no? Tra i miei e quello meno di lettura e di consultazione. Adesso ha cambiato editore, è uscito da Editori Riuniti, poi ha fatto diverse edizioni, perché Editori Riuniti sono falliti, e è riuscito nel gran mese. E dovevo chiamare una piglia della televisione, ma siccome già collaboravo tra gli altri a TV 2000, Boffo mi disse che c'è il fatto che non ho la piglia della televisione, è troppo presuntuoso. E io gli dissi, guarda che non è una mia presunzione, è una cosa. Anche nelle aziende si usa dire piglia, quando un manager se ne va e passa ad altri la sua esperienza, dice quello che deve sapere dell'azienda in cui entra, si dice piglia. Non è però casuale. Pensate al fenomeno che, ma per dire, volendo essere molto riassuntivi, chiamiamo il confessionale dei reality. No? Il confessionale dei reality è una mini confessione. Il confessionale ha due scopi nei reality. Il primo è di fare minuti di montaggio a basso costo. Questo lo dico così per curiosità vostra. Cioè un minuto di montaggio in un reality vuol dire 2 ore di lavoro, 2 ore e mezzo. Un minuto di confessionale vuol dire un minuto di lavoro, cioè un minuto di montaggio. Quindi si tende a mettere molti confessionali nei reality per risparmiare sulla post-edizione. Però al di là di questo fenomeno, il confessionale di Grande Fratello, e il confessionale, cioè lo sguardo in macchina del personaggio, delle isole, eccetera, eccetera, ma anche in Italia Scala, sono in realtà mutuati, no? Anche se in maniera completamente differente, dal meccanismo della confessione. Confesso di aver fatto in gioventù un programma su Rai 3 che si chiamava Io Confesso, che era appunto la confessione di un segreto dentro una poliziotta, dentro una struttura di plexiglass della quale non si vedeva la persona che raccontava il suo segreto. Quindi sono, come dire, sempre stato attento ai rituali e alla loro importanza. Il confessionale poi, attenzione, ha aperto la strada a infinite varianti. Non ci potrebbe essere chi vuole essere milionario se non ci fosse stato il confessionale dei reality. Non ci avete forse mai pensato, ma è così. Il confessionale, Io Confesso, era dell'88. Il confessionale dei reality nasce nel 2000, nel 1998-99, con Survivor, Expedition Robinson, e poi via via con Real World. Ma non potrebbe esserci un programma i quiz, no? I game, i quiz soprattutto, sono sempre stati basati, ve lo ricorderete tutti, sul tempo. Vince se nel più tempo breve possibile uno dà una risposta. A un certo punto arriva un programma che stravolge tutto. Chi vuole essere milionario? Hai tutto il tempo che vuoi per rispondere. Ma cosa faccio nel tempo in cui questo risponde? Io spettatore annoio. Non annoio se lo obbligo a raccontarmi tutto quello che sta pensando, a portare fuori il processo mentale che sta facendo e anche la sua vita. Forse è meglio che io rinunci ad andare avanti perché mio padre mi ha insegnato il valore dei soldi, noi siamo nati in una famiglia povera, avevamo l'albero degli zoccoli, eccetera, eccetera. Tutto questo non ha niente a che vedere con i quiz di una volta, se non con l'ibridazione tra generi, per cui il quiz a un certo punto assume. Ma fondamentalmente c'è una parte di confessione. No? E veniamo all'elemento decisivo, la ritualità. Non ci sono format senza liturgia e senza rituali. I rituali sono al 99% mutuati dai rituali del mondo della Chiesa. Cioè, il rituale non lo possono celebrare tutti, ci sono conduttori che non sono adatti a fare rituali, ma i grandi conduttori, per esempio, sì, hanno qualcosa di, tra virgolette, sacerdotale per il mezzo che fa, e usano delle formule che sono sempre le stesse, con dei tempi precisi, eccetera. Tutto questo, se ci pensate bene, non è altro che la dichiarata, peraltro, nel mondo della televisione, dichiarata ispirazione
di un mondo di funzioni che invece vengono dal mondo d'attorno. La sacralità dei gesti, la musica inserita in un certo modo, la ripetizione di certe frasi, ma anche la varietà. Se voi ci pensate bene, qui vi dirò una cosa, forse siamo puntuali, vi dirò una cosa che non vuole scandalizzare, ma anzi penso che sia uno spunto per riflettere, perché purtroppo nei tempi brevi che ci sono dati non possiamo far altro che fare delle, come dire, aperture di senso e non delle riflessioni. Voi pensate a quanto, per esempio, la messa e il rosario contengono di fortemente rituale e di estremamente coinvolgente. Addirittura, non solo per la loro funzione sacrale, ma anche per la loro costruzione, implicano un'attenzione che passa dal primo momento all'ultimo. Cioè non è dato che un rosario lo si veda a metà, perché il rosario si anche se lo si guarda televisivamente, lo si vive, no? Lo si partecipa. E quindi la permanenza di un davanti a un rosario è alta, non perché se no non ha senso. Quanti programmi possono permettersi di non avere senso se non sono visti dall'inizio? Vi ho detto prima il contrario, ma questi sono la messa. Allora, la testualità del rosario, per esempio, dopo, se lo dovessimo analizzare da laici e lo dovessimo vedere come un semiologo guarderebbe un testo, ha una coerenza testuale, una costruzione testuale che non ha quasi transizioni di genere. La transizione di genere cos'è? Il passaggio da un genere all'altro all'interno di un testo. Queste transizioni di genere di solito favoriscono la fuoriuscita dello spettatore o comunque non aiutano la omogeneità, la forza, la densità di un testo. Un rosario ha una densità altissima testuale. Alcuni addirittura dicono che ha l'andamento di un mantra, no? di una forma coinvolgente e magnetica. La messa ha più transizioni, no? Pensate a come è costruita, no? C'è la parte dell'oderia, c'è la parte. Però anche quella ha uno sviluppo, ha una forza di costruzione e soprattutto ha una estrema e geniale, fantastica alternanza di prevedibilità e di imprevedibilità. L'imprevedibilità, per esempio, l'oderia. No? Dentro una costruzione che è testualmente quella e che in tutta Italia, in tutto il mondo, in qualche modo viene rispettata, ci sono degli elementi di interpretazione che sono personali, che vengono da chi celebra. Uno è l'omelia, ma alcuni sono anche delle altre. Quindi c'è un meccanismo di assoluta riconoscibilità e dall'altra parte ci sono dei meccanismi di variante. Quello che io credo debba fare chi vuole in qualche modo usare questi piccoli spunti per un lavoro nel territorio, nel suo personale, nella sua missione, eccetera, è capire che queste cose ci sono già tutte e sono a rivendicarle orgogliosamente come cose che appartengono proprio a suo modo. Sono gli altri che chi copiano, tra virgolette, no? E però anche, e vi dico come penso, posso sbagliarmi, anche tenere presente che tutto quello che comunica, tutto quello che lavora sul profondo sentimento universale va indagato, perché attraverso gli universali che si parla agli altri. Cioè io credo che i format, se riescono a veicolare nel mondo dei contenuti più o meno alti, più o meno buoni, però lavorano su dei sentimenti universali, su dei minimi comuni denominatori dell'umanità, no? Debbano ispirarci per portare altri contenuti. Non confondiamo mai il contenuto con il contenitore. Non buttiamo via dei programmi perché magari sono fatti male, ma cerchiamo di capire cosa c'è dentro che può catturare le persone e poi sostituiamo. Quando nel mio piccolo ho fatto per un paio di libri, ci ho messo dei giochini banali, però i libri sono arrivati a gente che prima non leggeva, non so se mi spiego. Quindi dobbiamo, secondo me, riuscire a distinguere e soprattutto orgogliosamente rimpadronirsi di quei meccanismi. Ripeto, un confessionale in sé non è bene né male, non è buono né cattivo,
Ma se noi raccontiamo la vita di una comunità, per esempio, o di una missione, ci sono programmi stranieri che cominciano a fare questo, e lo raccontiamo con dei linguaggi più moderni, applichiamo lo scopo, la missione di ognuno di noi qui a un fine alto, ma non possiamo più comunicare con i linguaggi del passato, dobbiamo comunicare con i linguaggi dell'oggi. I linguaggi di Discovery Channel che diffondono la scienza in un modo narrativo, secondo me sono un'ispirazione interessante anche per comunicare altri linguaggi. Nella piccola esperienza, ormai un anno che sono andato in 2000 fisso, prima ero un collaboratore, e abbiamo puntato due ascolti ieri, la media finale del mese 0,70, abbiamo moltiplicato gli ascolti in un anno. Però devo dire che siamo sempre più convinti che dobbiamo con chiarezza guardarci in giro e capire che la lunga carrellata su un'opera d'arte oggi non ha più l'appeal che poteva avere una volta, perché sono cambiati gli sguardi. Dobbiamo lavorare per raggiungere più persone in un modo diverso. E poi citava prima il rettore, e mi piacerebbe di chiudere così, citava delle immagini forti che già ci sono nella storia della fede. Ecco, noi abbiamo ragionato a lungo su un progetto che forse non si farà nell'immediato, ma che vogliamo fare, che è Inferno, Paradiso, Purgatorio oggi con la sette. Abbiamo ragionato a lungo, c'erano Ravasi, Ossola. Un giorno ho chiesto a Ossola, che è il più grande dantista vivente, gli ho chiesto se c'erano delle immagini spettacolari, forti, dentro che potessero diventare anche di grande presa sul pubblico. Pensavo che uccidesse. Invece dopo due giorni mi ha mandato 24 situazioni straordinarie, per esempio come alcune immaginazioni di Inferno, Purgatorio e Paradiso d'Italia, straordinarie, che sarebbero, una volta messe in scena da gente brava come lo Studio Soleil, sarebbe di uno straordinario impatto emotivo. E quindi dentro anche le nostre letture, dentro i nostri testi, ci sono immagini straordinarie, così come ci sono immagini straordinarie nelle testimonianze di vita delle persone. Quando il Papa ieri parlava di quella vecchietta che gli si è presentata, e che è stato secondo me di impatto emotivo molto forte, questa semplicità, mi ha ricordato un'altra figura che proprio la stessa immagine, Monsignor Romero, che dice che ogni tanto veniva una vecchietta e gli portava della frutta, no? E il giorno prima di morire, cioè la messa prima della morte, gli ha portato una corona di spine e gliel'ha messa in testa, e un'ora dopo il suo sangue si fondeva con il vino del calice che era tutto. E se mai dovessimo realizzare il film che sta in mente su Monsignor Romero, questa immagine, il sangue che si fonde con il vino, sarebbe sicuramente di una forza tale che penso che nessuno, anche laico, non potrebbe capire.